Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Purtroppo il video precedente si è chiuso male, non ho più lo strumento per collegare i video, fare taglio, quindi vi faccio vedere. Siamo sempre a Sitria, sì, a Sitria, a Isola Fossara, e dopo avervi fatto la lezione di storia nell'altro video, passiamo a vedere la chiesa. Cominciamo dalla casa del parroco. Allora. Proprio mi dispiace che questo telefono non abbia la possibilità di cambiare inquadratura mentre si fa un video. Quindi anziché un video solo dovrò farne due. Mamma mia. Sì, è parecchio devastata. Eccoci qua. Questa qui, che vedete, era la casa del parroco, proprio attaccata alla chiesa, ma la vedremo meglio da sotto. Qui il tetto si è sfondato. Questo che non ho detto nel video di storia è che questa casa del parroco serviva poi da fienile dopo che la chiesa era caduta in disuso. Ora, con molta molta calma. Beh, comunque il fatto che non ci sia ancora nessuno in giro fa capire la calma e l'amenità di questo paese. Ora, evitando di cadere, dobbiamo addentrarci, come ho detto, calma e amenità. È partito un concerto di cani. Eccoci qui. Sì, pur essendoci la strada qua vicino, arrivare a codesta chiesa è più difficile del previsto. Comunque già ci siamo, eccola qua. Anche se questa è più la casa che altra. È passata una macchina. No, non credo mi abbia minimamente visto. Mamma mia. Eccoci qui. Allora, questa è la chiesa. Non so dove fosse il cimitero. Fatto sta che qui sotto c'è il terreno e da qua possiamo vedere molto bene gli ampliamenti. Questa era una prima navata e lì si nota molto meglio quello della seconda e si capisce anche come era in origine a mononavata. Purtroppo, come si vede, non è rimasto veramente nulla di questa chiesa, perché questa in teoria era solo la navata principale con l'altare e qua la chiesa continuava, perché non poteva essere così piatta e minuta. Adesso, evitando di cadere male, eccoci qua. Vediamo dei piccoli piccoli resti di affreschi in questa nicchia cementata, proprio a dimostrazione dell'uso fino a fine dell'Ottocento. Qua abbiamo la zona che ho fatto vedere prima senza tetto, i resti di affresco lì più visibili che in altre zone. Questo doveva essere dove c'era un altro altare. Qui c'è una buca, quindi eviterò di metterci il piede. E questo qua era il pavimento della casa del parroco, come si può ben notare dai resti del camino.
Molto bene. Sto cercando di non cadere. Allora, come chiesa è bella, ecco qui si capisce che è usata come finire dai mattoni moderni. Questa chiesa purtroppo non c'era altro da vedere. Quello che dovevo dire di storia l'ho detto nel video precedente. Io direi che con questa bellissima vista dell'Umbria il video può anche finire, spero di non morire congelato tornando a casa. Arrivederci.